Fai la spesa per chi è povero. Domani i 92 supermercati del Tiguglio torna la colletta alimentare. Sarà possibile donare alimenti a lunga conservazione per enti ed associazioni caritative. Ma il tempo torna all'allerta arancione sul Tiguglio in vigore dalle 15 alla mezzanotte di oggi. Possibili temporali persistenti sul Levante a causa della convergenza dei venti. Natale, occasione per ripartire per le attività commerciali di Rapallo danneggiate dalla mareggiata, prosegue la conta dei danni, solo cinque negozi sono ancora chiusi. Chiavari chiede alla Regione di far partire a Chiavari il liceo linguistico, introdotto nel piano dell'offerta formativa della città metropolitana, è stato messo in forze dalla giunta Toti. Sabato in cattedrale la festa di Santa Cecilia con il concerto degli istituti di musica delle diocesi Liguri, al termine la celebrazione della messa. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. In 92 supermercati del Tiguglio domani si svolge la colletta alimentare, l'iniziativa organizzata su tutto il territorio nazionale dal Banco alimentare per raccogliere alimenti a lunga conservazione da destinare a denti ed associazioni caritative sul territorio. È un appuntamento che risponde in maniera concreta agli stimoli proposti in occasione della giornata mondiale dei poveri voluta per il secondo anno consecutivo da Papa Francesco proprio domenica scorsa. E sono tanti i volontari che in queste ore si stanno preparando per organizzare tutto quello che serve per questo appuntamento. Vediamo. È un gesto importante perché dà concretezza a quello che il Papa ha detto per la giornata mondiale del povero, che è proprio una, un dare concretezza alla speranza dei poveri e quindi un gesto di reale condivisione. Concretezza che si riverbera poi nei numeri. Se noi facciamo un riferimento all'ultimo anno, ad esempio, quanti eh, chili di alimenti sono stati movimentati? Eh, nel 2017 abbiamo recuperato e distribuito circa 2100 tonnellate di genere alimentari. Come si svolgerà la colletta alimentare di sabato 24 novembre? Allora in Liguria hanno aderito 482 punti vendita, di cui 92 sono nel Tiguglio. E quel giorno, come sempre, le persone che entrano a fare la spesa eh, vedranno i volontari eh, che chiederanno a chi entra di fare la spesa per chi non se la può permettere. Alla uscita, questi prodotti verranno consegnati e poi inscatolati e eh, successivamente, nei giorni dopo, andranno a tutte le strutture caritative convenzionate. Ricordiamo cosa si può comprare? Si può comp comprare olio, alimenti per infanzia, omogeneizzati, legumi, pelati, eh, riso e biscotti. Tutti gli alimenti vengono portati nei magazzini più vicini del territorio, ma il conteggio viene fatto a livello regionale. Quindi in base poi al numero di assistiti di ogni struttura vengono assegnati i quantitativi degli alimenti che vengono consegnati eh, nel posto proprio per non far venire l'associazione a Genova anche per la colletta. Qui però in questi giorni si sta preparando la grande giornata e quindi che cosa vediamo? Sì, eh, qui nel magazzino centrale è arrivato tutto il materiale che servirà il giorno della colletta, quindi ci sono gli scatoloni e tutto il materiale, le pettorine, i volantini, i sacchetti eh, che vengono divisi in base al, eh, al numero dei punti vendita e alla dimensione dei punti vendita. Ogni punto vendita ha una scatola con dentro il suo materiale e poi i documenti che servono perché ogni, eh, ogni supermercato eh, ha un capo equip che deve essere responsabile in quel giorno di raccogliere il nome dei volontari e poi anche i crediti perché ricordiamo che eh, la giornata della colletta può servire come credito formativo per i ragazzi delle superiori. E ora parliamo delle condizioni meteo, perché dalla notte sulla Liguria è attiva una nuova fase di maltempo che è destinata ad intensificarsi nelle prossime ore. Per questo motivo, la Protezione Civile della Regione Liguria ha diffuso l'allerta meteo gialla e arancione per temporali e piogge diffuse emanata da ARPAL. Ne parliamo per i dettagli con Federico Grasso, portavoce di ARPAL. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Emanuela, a tutti i telespettatori di Tele Radio Pace. Allora, innanzitutto diamo i dettagli dell'allerta. Per quanto riguarda il Levante, dunque la zona da Portofino fino al confine con la Toscana, eh, l'allerta gialla è scattata alle 12, ma poi è destinata ad aumentare. Esattamente, fino alle 15 resteremo in giallo, poi dalle 15 a mezzanotte saliremo in arancione per temporali forti, organizzati e persistenti. E poi in questo momento, da mezzanotte fino all'una di domani eh, saremo ancora in giallo, anche se ovviamente bisognerà vedere cosa succederà nel pomeriggio, nella serata e nella prima parte della nottata. Ecco, le previsioni penalti... che cosa dicono? Eh, le previsioni parlano di questo fronte perturbato che attraverserà la Liguria nella serata e nella nottata odierna. Il passaggio di questo fronte però ha determinato condizioni che sono favorevoli alla formazione di una convergenza di venti proprio in prossimità del settore centro-levante della regione di Gupia. In questo momento soffia vento da nord praticamente ovunque, soprattutto nelle strade più bassi dell'atmosfera, ma con il passaggio delle ore sul levante entreranno venti da est o sud-est, quindi nuovamente o lo sciocco o un vento del più da est. Se a vincere questo scontro tra venti sarà il vento da est, verosimilmente le precipitazioni più intense potrebbero restare in mare e quindi sulla terraferma avremo sì precipitazioni, ma non con quella caratteristica di stazionarietà e di persistenza e di forza, che invece potrebbe verificarsi qualora lo scirocco riuscisse ad avere l'energia sufficiente per portarle fin sulla terraferma. Il settore appunto più indiziato per queste possibili precipitazioni, che lo ricordiamo sono temporali forti, organizzati e persistenti, è proprio quello che va dal Monte di Portofino fino al confine a Fla Ecco, ov ovviamente, dalle nostre parti in questo momento sorvegliato speciale è il mare, che cosa ci potete dire su questo? Il mare sarà molto mosso o localmente agitato a largo. Ma insomma non avrà nulla a che fare con la mareggiata del 29 di ottobre di cui tutti abbiamo ancora vivi la memoria. Quindi su questo diciamo che possiamo almeno in parte dare una rassicurazione. Eh, ci riaggiorniamo nel corso del pomeriggio e della serata per vedere quale sarà l'evoluzione. Ricordiamo che tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul vostro sito istituzionale. Sì, sul sito www.allertaliguria.gov.it oppure sulla pagina Facebook di Arpal o su Instagram o sugli altri social di cui dispone l'agenzia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi per sentirci dunque staremo a vedere appunto monitoreremo la situazione con Arpal anche nelle prossime ore, intanto continua la conta dei danni ma anche continuano le iniziative nel nostro territorio per far ripartire appunto, tutti i servizi che sono stati interrotti a seguito della devastante mareggiata di fine ottobre e c'è una buona notizia per quanto riguarda Portofino perché domenica prossima un bus navetta da 30 posti di ATP verrà trasferito a Portofino con un traghetto in partenza da Genova, il mezzo con Consentirà dunque di riattivare il collegamento della linea 82 tra Rapallo, eh, Santa Margherita Ligure e Portofino. Il sistema che verrà adottato non appena verrà portata a termine la costruzione della passerella pedonale tra il bivio della Cervara e Paraggi, dove lo sapete è crollata la strada provinciale, prevede l'utilizzo di due diversi bus navetta. Quello che verrà sistemato a Portofino è quello che farà la spola fra Rapallo e La Cervara. I passeggeri potranno così percorrere a piedi il tratto interessato dal crollo utilizzando la passerella pedonale, scendendo da un mezzo e salendo sull'altro. Gli orari saranno definiti in modo da non avere attese e il personale sarà sempre a disposizione dei passeggeri con due autisti che saranno quotidianamente impegnati sulla linea. E intanto le attività commerciali di Rapallo continuano la conta dei danni a seguito della mareggiata. Solo cinque eh, negozi restano ancora chiusi, mentre gli altri si sono attivati con Ascom per richiedere il risarcimento per i danni subiti. E intanto si preparano gli eventi natalizi. Il castello sul mare di Rapallo non ha subito gravi danni strutturali nel corso della mareggiata di fine ottobre, ma gli impianti all'accesso sì e per questa ragione non sarà possibile utilizzarlo per le manifestazioni natalizie. Il castello fortunatamente non ha avuto danni e ha una barca vicina che verrà rimossa anch'essa tramite Chiatta nei prossimi giorni, ma fortunatamente non registriamo danni se non un minimo danno alla scala di accesso, ma quindi danni strutturali al momento possiamo escluderli. Per questa ragione, gli eventi del Natale si svolgeranno nella centrale Villa Devoto. Il CIV, in collaborazione con l'Ascom, ha pensato a un mercatino diffuso. L'amministrazione comunale ha pensato di spostarsi qui a Villa Devoto, come era successo diversi anni fa, che è una, via in centro, è una villa in centro, quindi facilmente raggiungibile e che sarà uno spettacolo perché sappiamo bene che l'assessore Lai in queste cose è molto brava. E abbiamo bisogno di rilanciare la città. Il Natale è il primo step in cui possiamo partire. Natale sarà un passaggio importante per le tante attività danneggiate dalla mareggiata che ora continuano la conta dei danni. Noi già la mattina stessa del 30 abbiamo inviato via mail i moduli della Camera di Commercio per le segnalazioni danni, per la chiusura attività, insomma tutte le procedure previste dalla legge attualmente. Noi non le abbiamo ancora viste materialmente le segnalazioni danni, abbiamo chiesto se ci faranno avere una copia anche perché abbiamo aperto un conto corrente per l'emergenza, per ricevere dei contributi e su cui poi verranno fatte delle altre iniziative. Le faccio un esempio, un'attività che ha avuto grossi danni anche strutturali, avrà bisogno almeno di 150.000 euro per ripartire. Poi ci sono anche delle cose più piccole, tipo un ristorante che vorrebbe riaprire Natale perché in quella notte tremenda è riuscito a salvare le cucine, perché sono state lì e le hanno salvate, ma con le procedure attualmente non può riaprire perché le manca il bagno dei disabili. Quindi stiamo anche cercando di mettere a posto queste situazioni particolari che si sono verificate in questo momento, che forse da parte, tipo in questo caso dell'Asle bisognerebbe trovare delle normative che consentano temporaneamente di aprire lo stesso. Anche a Sestri Levante i privati possono raccogliere la legna depositata sulle spiagge durante la mareggiata di fine ottobre. Il legno è a disposizione previa verifica da parte degli organi di Polizia Municipale dell'assenza di materiale estraneo. I cittadini interessati possono raccogliere la legna dalle 7 alle 17, dal lunedì al sabato, sotto la propria responsabilità e utilizzando mezzi meccanici solo per il trasporto fuori dall'area demaniale. Nel caso in cui questo non bastasse, a le spiagge i titolari degli stabilimenti balneari potranno bruciare la legna direttamente sull'arenile adottando però una serie di prescrizioni che sono specificate nell'ordinanza apposita. E parliamo adesso di scuola. Ha lasciato disorientati l'intenzione della Giunta della Regione Liguria di fermare l'attivazione del liceo linguistico a Chiavari. Una decisione adottata dalla città metropolitana di Genova nel piano dell'offerta formativa e che aveva ottenuto l'apprezzamento da parte delle famiglie. Del territorio. Le istituzioni del Tivuglio chiedono ora alla Regione di tornare sui suoi passi. È un'offerta formativa che la nostra città ha sempre fornito. Il liceo linguistico permette molti sbocchi di lavoro, soprattutto anche per chi vuole andare all'università, per cui riteniamo che la scelta che è stata fatta dall'Istituto Tecnico è una scelta eccellente anche dalla città metropolitana. Francamente non capisco questo cambio di rotta che ha preso la regione Liguria. Non ci sta il Comune di Chiavari a veder morire sul nascere l'ipotesi del ritorno in città di un liceo linguistico. La novità contenuta nel piano dell'offerta formativa stabilito e approvato dal Consiglio della città metropolitana di Genova vedeva il corso di studi attivato tra quelli proposti dall'Istituto Scolastico in memoria dei morti per la patria e aveva già ottenuto un buon riscontro tra le famiglie del territorio della costa dell'entroterra. La doccia fredda arriva da un parere espresso dalla giunta regionale che non sarebbe d'accordo con l'avvio del nuovo corso di studi. Scelta che non... Condividiamo assolutamente con l'amministrazione comunale di Chiavare di bocciare il liceo linguistico all'Istituto Tecnico e Memoria dei Morti per la Patria. Ho avuto numerose richieste di famiglie chiavaresi che non vogliono far andare i loro figli eh, al liceo da Vigo di Rapallo-Recco oppure al Deledda Genova. Anzi alcuni vanno addirittura direttamente al Deledda. Questa è una scelta assurda, riteniamo. L'Istituto Tecnico Memoria e Morti della Patria è un istituto storico, Chiavri ha sempre avuto le scuole superiori e inoltre il liceo linguistico da quando ha chiuso la scuola paritaria del Santa Marta manca ma nella nostra città. L'assessore Fiametta Maggio all'istruzione ha preso già contatti con Roberto Cella, consigliere metropolitano e con l'assessore Laira Cava regionale per vedere di riuscire a sistemare questa questione. Per il corso di aggiornamento per gli insegnanti... ...ricordiamo l'appuntamento di sabato mattina alle 10... ...nel Salone di Casa Marchesani a Chiavari... ...con Rita Pellegrini che affronterà il tema... ...l'annuncio del Vangelo. Nella comunità di Santa Maria a Campodinè... ...domenica sarà celebrata la giornata del ringraziamento... ...organizzata da Coldiretti. Nell'occasione si svolgerà anche il raduno diocesano... ...dei Campanari alle 11.15... ...la Santa Messa celebrata dal parroco Don Andrea Buffoli. La confraternita di Santa Caterina... Sestri Levante celebra la festa della patrona domenica nella chiesa di San Pietro in Vincoli con la Santa Messa alle 9.30 presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio. Nel pomeriggio alle 16 la processione per le vie del centro storico. In preparazione alla festa, oggi e domani alle 17.30 il Rosario, la liturgia della parola e l'adorazione eucaristica. In occasione della festa di Santa Cecilia, sabato alle 16:15, gli allievi degli istituti di musica delle diocesi di Genova, Savona e Chiavari proporranno un concerto d'organo. L'appuntamento è in cattedrale a Chiavari, seguirà alle 18 la Santa Messa presieduta dal vescovo. In occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, a Chiavari per la terza volta si incontreranno i, eh, le scuole di musica eh, diocesane. Che momento sarà? Beh, un momento intanto di amicizia e di festa, perché ormai i tre istituti eh, sono entrati proprio in rete fra di loro, c'è una grande collaborazione, c'è una grande unità di intenti proprio nella formazione della musica, nella formazione dei, eh, dei collaboratori delle parrocchie che si dedicano proprio al Ministero del canto. Sabato appuntamento in cattedrale per un concerto, che cosa verrà eseguita? Allora alle 16.15 in cattedrale ci sarà questo momento in cui gli allievi delle classi di organo e dei tre istituti proporranno musica eh, da Bach fino agli autori romantici, quindi insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Quanti saranno i musicisti che si esibiranno? Sono in tutto 13 e provengono dai tre istituti diocesani che in questo momento si radunano, quindi Chiavari, Genova e Savona. Al termine seguirà una Santa Messa presieduta dal Vescovo proprio per celebrare Santa Cecilia. Sì, è sempre un momento di carattere diocesano, quindi la messa è aperta naturalmente a tutti gli operatori del canto, a tutti gli animatori della nostra diocesi, non è un momento solo per noi, ma è proprio un momento diocesano. Ecco. Una figura che assume sempre più importanza, quella dell'animatore liturgico all'interno delle parrocchie e non solo. Non solo è importante, ma è molto importante anche la sua formazione, per quello che l'Istituto si dà da fare ormai da 51 anni, e con la collaborazione, dando la propria collaborazione all'ufficio liturgico. Andiamo nell'entroterra. A San Colombano Certeno, lì i consiglieri comunali di minoranza del gruppo Territorio e Sviluppo, Claudio Solari, Sergio Vaccaro e Mirko Aste, hanno presentato mozioni e interpellanze al sindaco che saranno discusse nel corso del prossimo Consiglio comunale. Due mozioni riguardano i disservizi e le condizioni in cui versano le linee elettriche e telefoniche sul territorio comunale, mentre con una interpellanza si chiede di risolvere i disservizi nella gestione della raccolta differenziata, con particolare riferimento alla zone collinari. Inoltre con un'altra interpellanza si ribadisce la richiesta di mettere in sicurezza il tratto stradale di via Domenico Norero sottostante la scuola dell'infanzia e l'asilo nido. Si avvicina l'appuntamento con la settima edizione del Nocciola Day. Ancora una volta saranno numerose le iniziative per promuovere la, la nocciola misto Chiavari. Si comincia il 2 dicembre, mentre gli appuntamenti principali saranno il fine settimana dell'8 e 9 dicembre. Da parte di Slow Food è arrivato il riconoscimento di comunità del cibo produttori di nocciola delle valli del Tiguglio. Per Mezzanego invece va avanti l'iter per ottenere dal Ministero delle Politiche Agricole la candidatura a paesaggio rurale tutelato. Primo esame superato per la candidatura del territorio di Mezzanego e dei suoi noccioleti a paesaggio rurale di interesse storico. Con il progetto Terrazze a Noccioleto del Tiguglio, il Comune punta adesso a ottenere il riconoscimento per l'iscrizione al registro nazionale istituito al Ministero delle Politiche Agricole. Dei 200 ettari totali solo una ventina ad oggi sono stati recuperati e curati. Se Mezzanego dovesse ottenere questo riconoscimento, ci sarà la possibilità per il Comune di accedere ai finanziamenti del piano di sviluppo rurale e dare così impulso all'azione di recupero messa in campo. In questi anni? Questo primo step è stato mandato giù uno, un primo studio, grazie anche al, al Parco dell'Aveto e al, al Gal Verde Mare, che si è fatto promotore tramite, assistendo il Comune in questa procedura, che la, una, la Commissione del Ministero ha, ha, per, ha praticamente ha valutato ammissibile eh, questo, 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 questo paesaggio ed è un importante risultato da cui scaturirà nei prossimi mesi la costituzione di un comitato promotore fatto da non solo da enti locali ma da associazioni presenti sul territorio per la candidatura definitiva e successivamente per l'ottenimento di questo riconoscimento. Intanto proprio il ministro Chiavari sarà il protagonista del fine settimana del Nocciola Day 2018, iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Città della Nocciola e giunta alla settima edizione. Gli eventi in programma inizieranno già domenica 2 dicembre a Mezzanego per proseguire poi sempre a Mezzanego e a Chiavari il fine settimana dell'8 e 9 dicembre. E arriva a dire l'importanza di questa filiera e il riconoscimento da parte di Slow Food della comunità del cibo produttori di nocciola delle valli del Tiguglio. Persone che lavorano le, le, le delle autoctone diciamo, del misto Chiavari e in più quelle un pochino più di nicchia, eh, meno conosciute. Siamo riusciti a fare questa comunità per portare un pochino alla, alla, alla vista della gente che c'è ancora chi fa questo, eh, che sono ottimi prodotti, meno conosciuti però eh, devono darci una mano a, per farli conoscere, per sentire la bontà e acquistare questo. Domani alle 14.30 al Museo Archeo Minerario di Castiglione Chiavarese si terrà un pomeriggio di visita eh, al museo e alla Galleria della Miniera Ottocentesca per scoprire alcuni colori che l'uomo ha adoperato in pittura fin dall'antichità in particolare alcuni pigmenti verdi riconducibili al rame. Contestualmente si terrà un laboratorio in cui i bambini potranno ricostruire la storia di alcuni pigmenti verdi fabbricando un personale ricettario del colore. Il laboratorio è a cura di Maria Rocca ed è dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni e comprende la visita al museo e alla galleria 20 settembre. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti. Oppressi nel silenzio, questo è il titolo di Avvenire. 300 milioni di cristiani soffrono persecuzioni in 21 paesi, situazione grave che non fa più notizia, ma lo vedremo tra poco. L'appello invece di Papa Francesco al Festival della dottrina sociale. Il Papa, l'uomo non sia un mero consumatore. E poi si parla anche di politica interna, sia sì, all'anticorruzione. Sulla manovra si balla con l'Unione Europea, mezze aperture e timori per lo spread. Le, le opposizioni dicono così si va nel ballo. Verso COP24 l'allarme dell'ONU: gas serra record, i popoli sono a rischio e domani invece la grande raccolta in tutta Italia, la colletta alimentare, il nuovo impegno dei ragazzi di Nisida e delle Beccaria, il carcere minorile di Milano. Ma andiamo al rapporto 2018 dell'aiuto alla chiesa che soffre, che deve registrare una. Ulteriore realtà tragica è il silenzio nel mondo su 300 milioni di perseguitati cristiani, gravi ed estreme violazioni in molti paesi e in 21 la situazione è drammatica. Maglia nera a Nord Corea, Arabia, Nigeria, Afghanistan, Eritrea, peggiorano però anche Myanmar, Brunei, Cina, India e Iran. Pensate che il 61% dei fedeli vive in aree del mondo dove viene negata la libertà di culto. E qua c'è la cartina appunto delle... Eh, nazioni peggiori da questo punto di vista. Andiamo adesso sul secolo XIX, ponte l'offensiva di autostrade, cresce il pericolo di una guerra legale sul dopo Morandi diffida al commissario Bucci non potete escluderci, dicono autostrade per noi ricostruire è un obbligo e un diritto per il nodo ferroviario di Genova lavori fermi per l'azienda in crisi e gli operai lunedì scendono in piazza cento giorni dopo dentro il cratere della zona rossa, ecco che cosa si vede questa distruzione e poi l'incidente a Rapallo. A piedi lungo la strada di casa donna è travolta e uccisa da un'auto. E ancora a Rapallo il Porto via rifacimento, opere di difesa pronte in 20 mesi. Vediamo appunto nelle pagine del Levanti. Tre fasi per rifare il Porto Carlo Riva, mantellata lunedì si parte con i lavori. 15.000 tonnellate di massi per la prima protezione, 18-20 mesi per il completamento dell'intervento, cemento armato e acciaio per il nuovo muro. Ma eh, conta di più la diga sommersa, dicono i tecnici. E la società del, del Porto Carlo Riva smentisce le voci. Ma quale fallimento siamo pronti a? A ripartire. Ancora nelle pagine interne del eh, Levante del secolo XIX Valdaveto, primi interventi per la sicurezza della 586 della strada che conduce in Valdaveto, opere di sistemazione del fondo stradale prima della vera stagione fredda, Anas spenderà un milione e mezzo a Rezzoaglio, Borzonasca e Mezzanego. In primavera saranno eseguite riasfaltature di ampi tratti della 596 e della 654. Bene, ora per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Manuela, buongiorno a tutti. La Cronaca ha spostato tre fucili da caccia con 326 munizioni dalla casa precedente a quella nuova, ma non ha denunciato questo spostamento. Per questa ragione, un 44enne di Sestri Levante è stato denunciato dai carabinieri. I militari hanno verificato l'omissione nel corso delle operazioni per uno sfratto esecutivo. L'uomo quindi è stato deferito per omessa denuncia di armi a seguito del cambio del luogo di detenzione. È tutta la linea. Grazie, terminiamo così questa edizione del TG13, altre notizie e servizi alle 19.15 con Tiguglio oggi, vi ricordo anche alle 21.10 l'appuntamento con la rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.